chissà se mi riconosci, sono Angela, non ti dico il cognome. Avevo stavo scherzando perché ti ho visto con la caramella in bocca e mi hai fatto pensare alla Maria De Filippi che usa tenere sempre la caramellina anche mentre presenta. Allora pensavo la stessi emulando. Ciao, siete bravissime. Ciao ciao. Certo che ti ho riconosciuto, Angela, posso dire il cognome, non lo dico, però Angela F. Tanto noi, tra l'altro, so che ci vediamo lunedì pomeriggio. Però volevo dire una cosa, che è vero, Maria De Filippi ha la caramella in bocca, ma lei ha anche spiegato il metodo per tenere la caramella in bocca senza farla vedere. Che si ha fatto vedere a tutti che teneva la caramella in bocca. Ma perché sono autentica. Maria De Filippi mette la caramella praticamente dietro qua. Poi forse le hanno tolto il dente del giudizio. Se la lascia sciogliere in bocca così, non lo so, poi ci avrà problemi di alitazione, non facciamo lo so. Silenzio, è... Ce l'abbiamo qui. Luigia, la domanda mi viene spontanea, sì. Questo anche se è un po' tardi, ma che si mangia? E niente, praticamente siccome ragazzi non ci abbiamo tempo, perché ovviamente quando intervistiamo i nostri ospiti va via sempre un po' più di tempo, ci dilunghiamo, per la gioia sempre di Toni, avevo congelato il brodino di pesce l'altra volta, però solamente con la testa, perché il pesce ce lo siamo mangiato, quindi io vado di brodo di pesce. Voi che cosa farà? Aprirà lo sportello del freezer e niente, lo prendo, lo scongelo e già me grappassini. E niente, oggi buongiorno signora, io sono convinto che tuo marito Luigia in questo caso ti abbia sposato per tanti pregi che tu hai, ma in particolar modo per come fai i brodini non li fa nessuno. Federico, ribellati un pochettino. Il brodo. Ormai viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda. Guarda un po', di grazie che ci sei simpatico e ti vogliamo bene. E allora brodino di pesce per tutta la prossima settimana e basta. Invece di chi un pilo per tutto, chi un brodino per tutti. E allora su questa cazzata. Niente, ricordatevi che noi ce la vediamo e noi ce la sentiamo e voi buon ragazzi, weekend. Buon weekend, siate felici, serene, state al caldo e ci vediamo lunedì. Ciao. Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore.